Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi. Oggi nuova challenge è da un po' che non ne faccio una, quindi sono particolarmente contenta. Oggi mangeremo per 24 ore solo cibo americano. Come sapete, qui ad Amsterdam ho trovato un supermercato americano ed ho ordinato anche tante cosine su internet che ho aspettato un secolo prima che mi arrivassero, quindi vi faccio vedere tutte le cose che ho preso. Questa è la borsa del supermercato americano dove sono stata qui ad Amsterdam. Ho un sacco di illuminanti. Ragazzi, scusate se vi sto accecando con il mio illuminante. Prima cosa sono queste Pringles al sapore di pizza. Io in Italia non le ho mai viste, ma neanche in realtà qui ad Amsterdam le ho mai viste, quindi penso siano proprio una cosa americana, che se ci pensate la pizza è italiana, però le Pringles con la pizza da noi non le fanno e in America sì. Boh. Poi, altra cosa, vabbè, super tipica in America, che tutti siano convinti sia un piatto italiano, ma non è così, sono i mac and cheese. Oh mio Dio, ragazzi, io non ho la minima idea di che cosa siano questi. Ho trovato della Campbell's, quel marchio super famoso che fa tutti questi barattoli, cibo in barattoli, eccetera. Spaghetti O's Original, ma non sono spaghetti, la cosa disegnata sono tipo degli anellini di pasta, boh. Pasta in tomato and cheese sauce, pasta in salsa di pomodoro e salsa al formaggio, boh. Penso che si tratti appunto di una pasta pronta, già cotta, boh. Oh mio Dio, ok. Un'altra cosa che mi ha scioccata è stato trovare il Nesquik alla fragola e alla banana. Non so voi, ma io non mi immaginavo che esistesse in altri gusti, oltre al cioccolato, invece posso garantirvi che esiste. E questo è appunto al sapore di fragola. Non mi ispira particolarmente pensandoci nel Nesquik alla fragola, ma magari sarà buonissimo. E poi, ah sì, per colazione ho preso questi, sono i Cinnamon Toast Crunch, cereali toast a forma di toast croccanti con la cannella. Non li ho mai visti, mai 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 prima d'ora, e non ho la minima idea se siano decenti oppure no, però mi ispirano decisamente di più rispetto a questa pasta già pronta. E poi ho trovato questa bibita stranissima. C'è scritto cream soda e c'è disegnato un cono gelato. Non ho la minima idea di che sapore possa avere questa bibita, né se sia frizzante oppure no, anzi se è soda, penso di sì. Perché c'è un gelato disegnato? Cioè, dovrebbe essere una specie di dessert o dovrebbe essere una bevanda? E altra cosa strana che ho trovato è questa, sempre della Campbell, quei barattoli che tutti conosciamo. C'è scritto cream of chicken, crema di pollo. Non so onestamente che cosa sia, penso si metta tipo, si usi un po' come la nostra panna da cucina, penso, presumo, non lo so, perché qui vedo che l'hanno mischiata alla pasta, quindi presumo, però al sapore di pollo, una specie di panna da cucina al sapore di pollo. Ultima cosina sono queste patatine famosissime, le Cheetos, che sono anche super piccanti. Queste sono Flamin' Hot Cheetos. La prima cosa che assaggeremo ovviamente per colazione sono i cereali Cinnamon Toast Crunch, che mangerò con il mio latte di mandorla. Voi mettete prima il latte nella tazza e poi i cereali, o prima i cereali e poi il latte. Io metto sempre prima i cereali. Sono decisamente strani, nel senso che non mi ricordano nessun tipo di cereale che già conosco, che noi abbiamo. Il profumo non è niente di particolare. Vediamo. Non sono male. Non sento. Sì, adesso la sento. Ok, stavo per dire, non sento tantissimo la cannella e poi mi è arrivata. Sono molto buoni, mi ricordo, secondo me c'è anche il miele, non lo so. Mi sanno di cereali al miele, o forse mi ricordano dei cereali che avevamo quando ero più piccola, perché mi hanno risvegliato un ricordo, però non mi ricordo esattamente quali fossero. Non sono male, avevo paura perché la cannella, se è troppo forte, a me non piace particolarmente. Invece non si sente tantissimo a tal punto che ti dà fastidio, sono molto dolci. Si inzuppano in fretta, ma rimangono crunchy. Mi piacciono, non saranno sicuramente i miei cereali preferiti del mondo, perché preferisco quelli al cioccolato piuttosto che quelli alla cannella, senz'altro, ma so che questi sono
molto famosi e vi devo dire, capisco perché, perché sono buoni. Come colazione non mi è andata male, sono molto più preoccupata per il pranzo e per la cena, devo essere onesta, la colazione non è male. Pronta per preparare il pranzo, ragazzi, che sicuramente non sarà una sfida culinaria particolarmente difficile, perché questo sarà il nostro pranzo, i nostri spaghetti, che io non vedo l'ora di aprire per vedere se sono effettivamente già precotti, cosa che sospetto molto fortemente. Facciamolo assieme, tra l'altro c'è scritto che sono pronti in microonde in 3 minuti, quindi penso che sia praticamente ormai appurato che questa sia una pasta pronta. La sto aprendo in diretta con voi. Secondo me ha lo stesso odore della zuppa al pomodoro. Una zuppa al pomodoro a tutti gli effetti. E questi all'interno sicuramente non sono spaghetti, ma sono tipo degli anellini di pasta tipo per il brodo. Sarei tentata di metterli in un pentolino, ma visto che qui c'è scritto che si preparano appunto in microonde, voglio seguire le istruzioni alla lettera, quindi faremo come dicono loro, cercando di versare il tutto senza fare un casino. Allora, sul fondo c'è molta più pasta ed è decisamente precotta. Mi fa troppo ridere sta cosa, perché come farà ad essere al dente sta cosa? Oh mio Dio, ragazzi, ok. Allora, niente, la metto in microonde e vediamo. Facciamo come dicono loro e mettiamo i nostri spaghetti os nel microonde per 2 minuti. Caldo, 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 ok, sono pronti. 2 minuti nel microonde, adesso come da istruzioni li lasciamo riposare per 1 minuto. E questo è il nostro risultato, ragazzi, questi sono i nostri spaghetti os pronti, decisamente super scotti, però il profumo, se vi devo dire onestamente, non è così male, appunto mi ricorda la zuppa di pomodoro, vorrei metterci del parmigiano perché sarebbe 1000 volte meglio, penso, però non rispetterei la nostra sfida di mangiare americano. Allora, il pomodoro mi piace, il formaggio non si sente affatto, minimamente, eppure c'è scritto pasta in tomato and cheese sauce, ma decisamente io il formaggio non lo sento. Se ce n'è veramente pochissimo, forse sono io che sono abituata a mettere chili di formaggio quando mangio, quindi non lo sento se non è abbastanza. Io decisamente il formaggio non lo sento, ma una cosa che è terribile, è la cosa più terribile di tutte, che come anticipavo, come immaginavo, la pasta è terribilmente, completamente scotta. A me piace la pasta al dente, se non al dente, almeno non che sia proprio tutta così molliccia. Non so se riuscite a capirlo, ma da italiani dovremmo riuscire a capirlo. Già guardando la pasta, penso che possiate capire che è completamente, completamente scotta. Era già scotta quando ho aperto il barattolo, figuriamoci che poi l'ho messa anche in microonde. E questo è l'unico motivo per il quale questo piatto decisamente non mi piace, perché altrimenti, onestamente, è buono. E di solito a me la zuppa di pomodoro non fa impazzire, ma questa è buona, la salsina è buona, la base è buona, il problema, ragazzi, è la pasta. Mi sto sforzando, ma questo è il mio pranzo di oggi e oggi posso mangiare solo cose così, quindi tanto vale che mi abitui. Ragazzi, io non ce la faccio proprio a finirlo, devo essere onesta con voi, e questo è quello che sono riuscita a mangiare. Non riesco assolutamente a finire il piatto intero. La consistenza, come vi ho già detto, della pasta è terribile, è assolutamente, assolutamente troppo morbida, molliciosa, decisamente scotta. Ragazzi, io adesso mi metto a lavorare al computer, ho 2 chiamate di lavoro, quindi ci vedremo tra un bel po' di tempo, quando avrò di nuovo fame, perché veramente ho paura per la merenda, e vediamo che cosa ci aspetta. Ok, io nel frattempo sono uscita, ho fatto commissioni, ho fatto 2 chiamate di lavoro, adesso ho seriamente, seriamente fame, ragazzi, e vorrei provare con voi i nostri snack, le nostre patatine. Una sono le Pringles alla pizza, solitamente mi piacciono solo le Pringles, quelle rosse classiche, però penso che quelle alla pizza non saranno male, e poi vorrei assaggiare con voi anche questi Cheetos super flaming hot, super piccanti. E poi perché non provare anche la nostra soda, cream soda, con questo gelato che non si sa bene che gusto avrà, ma lo scopriremo presto. Ma voglio iniziare con le Pringles. Oggi è veramente giornata molto healthy. Questa è proprio una
una dieta, ragazzi, cioè schifezze per schifezze, ma l'odore di Pringles normali, onestamente. Allora, stranamente mi piacciono, stranamente sanno anche di pizza, non so ancora come sia possibile, aspettate un attimo, devo assaggiarne di più per capire. Effettivamente, ragazzi, queste Pringles e la pizza sono strambuone, sono buonissime. Queste sono ufficialmente le prime Pringles non classiche, non quelle rosse, che mi piacciono, perché tutti gli altri gusti di Pringles non mi piacciono, ma queste decisamente, decisamente sì. Ero quasi speranzosa e quasi fiduciosa che non mi piacessero, invece sono strabuone, mi finirò tutto il pacchetto. Se vi capita di trovarle, sono strabuone. E adesso assaggiamo finalmente questi Cheetos. Queste sono le Cheetos, che sono tipo i nostri Fonzies più o meno, sempre al formaggio, solo che queste sono, questi sono super super piccanti, almeno così c'è scritto sulla confezione. In confronto ai nostri Fonzies, queste sono rosso fuoco, quindi io spero che non sia tutto peperoncino, ragazzi. Sono decisamente, decisamente molto piccanti. Wow. Oh Dio. No, veramente sono molto, molto piccanti. Non scherzano decisamente gli americani. Wow, ne ho mangiate due e ho la gola in fiamme. E calcolate che io con il piercing alla lingua il piccante non lo sento neanche così tanto, ma... Oh mio Dio! Ma sono troppo buone e non riesco a smetterle di mangiarle, ma non penso che riuscirei mai a finire un pacchetto di queste patatine senza bere qualcosa vicino, perché altrimenti muori, tipo. Quindi penso che sia arrivato il momento di provare la nostra cream soda della marca Ben Shaw's. Se avete mai visto una roba del genere, ditemelo, io non ne avevo mai sentito parlare prima, quindi vediamo. Vediamo che colore ha, perché anche questa... Ah no, è trasparente, ok. Sembra la nostra Sprite, praticamente. Tantissime bollicine, come potete vedere, è assolutamente trasparente. Oddio, ragazzi! Sa di vaniglia! No, cioè, vi giuro, non sa... Allora, se io non sapessi, ve lo descriverò così, se io non sapessi cosa sto annusando, penserei che si tratti tipo di un dolce, un biscotto Ringo, una ciambella... Una torta, un gelato, veramente. Ha il profumo esattamente del gelato alla crema, non alla vaniglia, del gelato alla crema. Allora, assaggiamolo, ma dal profumo ci piace. Mi piacciono tutte le schifezze americane, tutte le cose più unte, bisunte, meno raccomandabili. Allora. Oh wow, questa è decisamente la soda più strana che io abbia mai assaggiato. Sa decisamente di dolce, è strano perché è esattamente come se fosse una Sprite, però invece di avere il sapore di limone, ha il sapore di un gelato alla crema. Questo è il miglior modo che io trovo per descrivervi il sapore di questa bibita strana, che però non riesco a smettere di bere, forse per via delle patatine super piccanti. Però ragazzi, questa merenda, tutto sommato, mi ha veramente stupito. Mi aspettavo che le Pringles alla pizza facessero schifo, invece sono molto buone. Mi aspettavo che questi fossero piccanti, ma porca miseria, non mi aspettavo che fossero così piccanti. Io vi sfido a finirvi un pacchetto di questi senza bere qualcosa, anzi non fatelo, perché secondo me non sopravvivete. E poi questa soda, come descriverla? Non ho mai visto una roba del genere, sa proprio di dolce e... Non so se ti toglie la sete a questo punto, però, perché è un po' come mangiare qualcosa di dolce. Però merenda, devo dire, molto molto apprezzata. Ok, ora di cena, scusate un po' il disordine alle mie spalle. Ora di cena e mangeremo i mac and cheese, quelli della Kraft, che abbiamo visto stamattina, che io non conoscevo e che non penso che la Kraft faccia da noi in Italia, ma sono apparentemente molto conosciuti in America. Voglio seguire le istruzioni alla lettera, così non sbagliamo niente, non potete dirmi che mi sono sbagliata io, sto facendo schifo. Allora, ci serviranno, strano perché misurano i liquidi in cups, in bicchieri praticamente, quindi 6 bicchieri d'acqua,
Poi 4 TBSP, 4 tablespoon, quindi 4 cucchiai da cucina di margarina o burro e un quarto di tazza di latte. Ok, cercherò. Come faccio a preparare le tazze? Un quarto di tazza, ok. Poi mettiamo l'acqua a bollire, versiamo il contenuto del nostro pacchetto all'interno della pentola per 7-8 minuti, mescolando di tanto in tanto, va bene? Ok, questi dovrebbero essere 6 bicchieri d'acqua. Mettiamo sul fuoco. All'interno della scatola c'è una busta che suppongo contenga il formaggio tipo in polvere e questa invece sarebbe la pasta. Versiamo i nostri mac senza il cheese. Ma senza il sale, non c'era scritto di aggiungere sale, ma com'è possibile? No, effettivamente non c'è scritto da nessuna parte di aggiungere sale. E a me sembra estremamente strano. Vabbè, ragazzi, io seguo quello che c'è scritto sulla confezione, eh. Non metto il sale perché non l'hanno detto loro di metterlo. Mi sto chiedendo, visto che poi dicono di scolarla la pasta, perché specificano quanta acqua dovevo mettere nella pentola se poi comunque la devo scolare non cambia nulla perché la salsa l'aggiungo dopo. Quindi gli americani non mettono il sale nella pasta, però misurano quanta acqua mettono prima di versare la pasta. Non lo so. La pasta è pronta, l'ho assaggiata, ragazzi, ed è completamente insipida, ovviamente, senza sale. Eccola qua. Seguiamo il resto delle istruzioni. Step 2. Scolare, non risciacquare. Perché c'è qualcuno che risciacqua la pasta? Non avevo mai sentito questa cosa. Rimettere nella pentola. Adesso dobbiamo aggiungere tutto il resto degli ingredienti. Quindi la margarina o il burro, io userò il burro. Il latte, io userò quello di mandorla. E la nostra cheese sauce. Ho acceso di nuovo il fuoco e sto mescolando a fuoco basso. E devo dire che la salsina al formaggio, il burro e il latte si sono amalgamati per bene. Il profumino non è niente male e il formaggio inizia ad essere un po' più filante. I nostri mac and cheese sono decisamente pronti. Vorrei solo farvi notare una cosa, ragazzi: la porzione. Non so se vi rendete conto di quanta pasta ci sia in questo piatto, poi sono andata a vedere e qui c'è scritto cena mac and cheese, quindi questa dovrebbe essere, adesso correggetemi se sbaglio, ma questa dovrebbe essere una cena, cioè questo dovrebbe essere un pasto, ragazzi. Cioè, non so se rendo l'idea, sono assolutamente due o anche due piatti e mezzo porzioni nostre, a meno che non sia inteso per due persone, una cena per due persone, ovviamente. Da bere, voglio farvi notare che ho la Coca Zero, che c'è anche in America. In realtà forse hanno la Coca Light, però dai, la Coca-Cola c'è anche in America, quindi non sto barando. Assaggiamoli assieme, ragazzi. Io sono seriamente preoccupata perché non ci ho messo il sale. E a parte che io sono dipendente dal sale, cioè ne metto anche troppo e non averne, non lo so. In realtà penso che la salsa al formaggio abbia già del sale all'interno, perché non è, decisamente non è insipida, quindi secondo me un po' di sale all'interno c'era. Già avevo preso i mac and cheese, solo non so se avevo preso questa marca tempo fa e mi erano piaciuti. Onestamente penso che farli a casa sia super semplice e forse vengono meglio, onestamente, però è una cena pronta in America. Ne hanno tantissime, sono molto famosi loro per le cene pronte, i piatti pronti che si preparano in pochi minuti. E devo dire che così, per una cena senza troppe aspettative, non sono affatto male. Mi piace molto che il formaggio sia il cheddar e si vede dal colore perché adoro il cheddar cheese, è buonissimo. Mentre mi gusto i miei mac and cheese, sto ordinando il dessert, che mi sono resa conto che non ho niente di dolce, a parte ovviamente proveremo il Nesquik alla fragola, però come dessert vorrei qualcosa di americano, giustamente. E quindi stavo guardando qui in questo ristorante che è americano, si chiama Festi Burgers. Come dolci hanno quelli tipici, brownie, la New York cheesecake, l'American muffin double chocolate e poi hanno anche il tiramisù che oggi ovviamente non consideriamo, altrimenti sarebbe la mia scelta decisiva. Quindi stavolta ordinerei l'American muffin double chocolate. Tanto dicevo che la porzione era gigantesca, alla fine sono
sono riuscita a mangiare quasi tutto, ragazzi. Però devo dire che erano molto buoni. Adesso aspetto il dessert. Nel frattempo, forse possiamo preparare il nostro Nesquik alla fragola, ragazzi. Non c'è disegnata la fragola da nessuna parte, ma c'è scritto strawberry. È decisamente, decisamente di un bellissimo rosa chiaro. Che strano. E anche il profumo non è male. Non so se sa proprio di fragola, però. Eccolo qui, decisamente, decisamente rosa. Ed effettivamente stavo pensando che ha un senso, perché in America ho sempre visto tanto latte alla frutta, tipo latte al cacao, latte alla fragola, latte alla banana, latte al lampone, latte alla vaniglia. E loro hanno, non lo so, noi non abbiamo tanto questa cosa del latte ai vari gusti. E ha più senso che lo vendano lì, ok. Proviamo, cin. Strano, non sa per niente di Nesquik. Non sembra assolutamente che si tratti del marchio Nesquik. Ricorda un po' lo yogurt da bere, però quello yogurt leggero, molto liquido, per dire, non denso. Non mi fa impazzire, devo dire la verità. Non è la mia cosa preferita. Secondo me il Nesquik, quello al cioccolato, come lo conosciamo noi, è molto, molto meglio. Sono arrivati i dolcetti alla fine. Vi faccio vedere che cosa ho preso. Ho preso due cosine. Allora, la prima è il muffin. Anche se mi aspettavo qualcosa di più elaborato. Non lo so, non mi aspettavo che mi arrivasse solo un muffin. Comunque sembra molto buono con i pezzettoni di cioccolato, gnom. E poi ho preso anche il brownie, visto che c'era anche il brownie non potevo non prenderli entrambi. Anche qui super assaggio in diretta, adoro i pezzettoni di cioccolato, è la cosa più buona. E con questo muffin si conclude la nostra sfida, in cui ho mangiato per 24 ore solo cibo americano. Devo dire che, beh, a parte gli spaghetti os che ho mangiato a pranzo, che erano veramente terribili, tutto il resto, insomma, mi è piaciuto. La prossima sfida del genere vorrei che fosse con cibo giapponese, perché qui ad Amsterdam c'è anche, anzi ci sono diversi supermercati che vendono appunto cibo giapponese, quindi potrei provare con quello. Fatemi sapere ovviamente nei commenti. Ah, l'unica cosa tra tutte quelle che ho preso che non abbiamo mangiato è questa della Campbell, la Cream of Chicken, ragazzi, però non sapevo onestamente come farla e magari la proveremo in qualche vlog, non lo so, non che mi ispiri tantissimo, però il marchio è talmente conosciuto che so che sono un po', non lo so, uno delle sicurezze del cibo americano, magari appunto lo proveremo un altro giorno assieme. Quindi questo è quanto, mia family, spero vi sia piaciuta questa challenge, vi mando un bacio enorme, come al solito vi abbraccio anche forte 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 forte. Vi aspetto domani, sempre puntuali, mi raccomando, alle 17:30. Ciao!